Allora, buonasera a tutti, chiedo scusa per il ritardo, però non è stato proprio voluto, insomma, è capitato. Mi dispiace che è capitato con Mario, però per questa occasione, però purtroppo non ho potuto fare a meno di arrivare con qualche altro. Beh, meglio. Meglio che è capitato con uno conosciuto. Ah, comunque sono orgogliosissima di essere qui stasera. Al posto di Felice, perché comunque insomma già avere il posto di Felice è qualcosa di estremamente eccezionale, però dover sostituire tra virgolette Felice nel moderare questo incontro per avere qui Mario mi riempie di orgoglio e di gioia, perché insomma Mario è un mio alunno da 3 anni ormai, quindi ci abbiamo al terzo anno, l'ultimo anno. Insomma, poi questi ragazzi che crescono, maturano, diventano straordinari, insomma, e ci gratificano anche per il lavoro che noi costantemente facciamo a scuola, perché sono proprio questi alunni che poi hanno questi interessi, che dimostrano di avere voglia di fare, di confrontarsi, di essere così stimolati di fronte a tante problematiche. Infatti io leggevo nella tua presentazione di interessi di economia, di matematica, cioè tutte attività della tua testa che comunque ti fanno onore. E io personalmente lo devo dire che Mario è cresciuto tantissimo, insomma, in questo periodo che abbiamo trascorso insieme. E poi questa sua gran voglia di fare, questa sua costante ricerca di nuovo, di stare anche a contatto con gli altri, quindi per confrontarsi, veramente lo ritengo un elemento estremamente positivo. Hai scelto un argomento particolarissimo da trattare stasera, che comunque oltre all'aspetto filosofico che ha curato la professoressa, ma che è stato uno degli ultimi aspetti di battaglia, ecco, perché è stato innanzitutto un matematico, uno scienziato, quindi da una famiglia di scienziati, perché il padre era giudice, mi pare, però era un matematico, perché l'ho poi guidato in questo suo percorso di vita, tra l'altro molto breve, insomma, ecco, non voglio togliere probabilmente a quello che dovevi dire tu per quanto riguarda la vita di Pascal, però diciamo che ci è interessato molto anche per quanto riguarda le nostre attività scolastiche, soprattutto per quanto riguarda la fisica, perché gli studi sui fluidi e sulla pressione da parte di Pascal, insomma, ci hanno segnato l'anno scorso proprio in maniera totale e completa. Quindi lasciamo la parola a Mario e poi insomma verificheremo alla fine se è il caso di aggiungere qualche cosina alle cose che ti dirai. È stato detto di presentare Mario e quindi saluto tutti, buonasera. Sono una docente di filosofia e storia dell'Istituto Telesia e anche io ho Mario tra i miei alunni da 3 anni. E in effetti volevo focalizzare l'attenzione su questo aspetto. Molte volte i giovani sono da noi non considerati sufficientemente, ma per fortuna ce ne sono tanti che nonostante gli esempi comportamentali non sempre corretti degli adulti, nonostante non sempre gli adulti siano disposti a lasciare loro la parola, a lasciare loro adeguato spazio, comunque hanno capito che è importante la cultura, hanno capito soprattutto che è importante mettere
il loro impegno culturale a servizio del territorio, e quindi sono contenta del fatto che per esempio voi sicuramente stasera qui conoscete più Mario che me, perché io per esempio non ho avuto la costanza di partecipare frequentemente agli incontri in fondazione o ad altri incontri, invece Mario, come tanti altri giovani, ha capito l'importanza anche di non perdere nessuna occasione per partecipare attivamente a tutte diciamo, le necessità del territorio. Quindi io credo proprio fortemente che giovani così vadano stimolati, vadano ascoltati e vadano anche ringraziati, quindi in questo momento tramite Mario li ringrazio tutti, perché lui in effetti li rappresenta egregiamente, ma io spero che giovani così ce ne siano sempre di più, insomma. Mario è un, abbiamo capito, lo sapete, molti di voi lo sanno, è uno studente iscritto al quinto anno dell'indirizzo scientifico dell'Istituto di Istruzione Superiore Telesia, è anche il direttore dell'edizione online di Controluce, il l'ormai noto giornale d'istituto. Quindi in effetti apro giusto una piccola parentesi per ringraziare la dirigente, perché veramente è instancabile nell'opera quotidiana per permettere proprio a questi suoi studenti di esplicare al meglio tutte le proprie, di cogliere tutte le occasioni per esplicare al meglio le proprie potenzialità. E, intanto Mario, dicevamo, parlerà di Blaise Pascal, farà una chiacchierata, io dico filosofico-matematica, su Blaise Pascal, e a me è piaciuto, lascio lo spazio per i contenuti tutto a lui, a me è piaciuto in particolare il metodo, nel senso che lui ha colto soltanto l'occasione cronologicamente, a un certo punto facendo storia della filosofia abbiamo studiato Pascal, e lui si è posto dei dubbi, ha cominciato a interrogarsi, quindi invece di imparare la filosofia ha fatto filosofia. Ha fatto filosofia, quindi questo metodo che ha seguito è ottimo, nel senso che si è interrogato, ha ricercato, ha cercato di trovare delle risposte, ha elaborato delle tesi che cerca anche di provare con rigore scientifico, e ha fatto intanto, sì, laboratorio, la parola cara alla nostra dirigente, io dico che ha fatto anche su Asponte una, diciamo, un lavoro pluridisciplinare, e se la pluridisciplinarietà adesso la stiamo particolarmente prendendo in considerazione, sicuramente è qualcosa che ancora non viene pienamente attuata e che però serve, in effetti ha fatto la scuola del futuro, perché la ricerca e l'interdisciplinarietà servono alla scuola del futuro, alla società del futuro. Quindi questo metodo è quello che io ammiro, vi invito ad ascoltarlo, anche perché ha anche delle ottime capacità espositive, per cui sarà capace di farsi ascoltare, perché parla con chiarezza e conseguenzialità. Buon ascolto, Mario, in bocca al lupo, e anche se sono ripetitiva, ad maiora semper, però te lo devo dire. Dai. Allora, buonasera a tutti. Prima di iniziare con il discorso vero e proprio, tengo a sottolineare sentiti ringraziamenti verso la professoressa Lina Zotti e la professoressa Maria Rosa Iacobelli, senza le quali probabilmente ora non avrei messo insieme questa piccola discussione, né mi sarei interessato così tanto all'argomento. Ringrazio la Fondazione Gerardino Romano nella persona di Felice Casucci e di conseguenza nella persona oggi della professoressa Lina Zotti per avermi ospitato. Ringrazio la preside del nostro istituto per darci così tante opportunità per esprimerci.
E quest'anno ha però l'onore di aprire l'edizione di quest'anno dell'evento Fondazione in Controluce, ovvero l'ultimo mercoledì di ogni mese noi ragazzi di Controluce, i ragazzi del Telese in generale, hanno l'opportunità di poter esprimere ciò che hanno studiato, ciò che hanno approfondito, ciò che particolarmente li interessa qui in questa sede davanti persone che sono sicuramente molto più interessate di un muro oppure di una persona che più di tanto non... a cui più di tanto non importa. Quindi detto questo penso possiamo cominciare. Allora, questa sera il discorso si concentrerà su Blaise Pascal, che fu un filosofo, matematico, fisico e teologo francese del XVII secolo, e più precisamente di una parte del pensiero filosofico di Pascal che riguarda Dio e precisamente la ragionevolezza del credere in Dio. Prima però di parlare della scommessa su Dio, dobbiamo introdurre alcuni aspetti delle opere di Pascal che sono particolarmente importanti all'interno del panorama scientifico attuale. Quindi avevo detto, lui è una persona sicuramente multidisciplinare, con una conoscenza approfondita in svariati campi. Dal punto di vista fisico, lui introdusse il concetto di vuoto e riuscì a provare l'esistenza del vuoto, e riguardo la pressione lui arrivò a creare appunto a ideare la pressa idraulica, seguendo il principio secondo il quale una pressione esercitata su un qualsiasi punto di un fluido incomprimibile viene poi esercitata su tutti gli altri punti su tutta la superficie del fluido. E dal punto di vista invece matematico, lui fece studiò le coniche e arrivò anche ad elaborare una teoria delle coniche, e inoltre fu un particolare studioso del triangolo che noi conosciamo oggi come triangolo di Tartaglia, grazie allo studioso italiano Niccolò Tartaglia, ma che è anche conosciuto come triangolo di Pascal, che è una presentazione grafica particolare dei coefficienti binomiali. Riguardo invece la sua attività di filosofo e teologo, due delle cose più importanti che noi oggi ricordiamo di Pascal sono la critica alla casistica, che era un sistema utilizzato dalla religione, in particolare dalla setta dei gesuiti, che giustificava un particolare lassismo morale, e poi la scommessa su Dio, che introdurrò in maniera più approfondita in seguito. Prima di introdurla devo parlare della vita di Pascal, perché la sua vita fu particolarmente importante all'interno dell'elaborazione del pensiero sulla scommessa su Dio. Innanzitutto in lui c'è una forte convivenza tra scienza e religione. Lui appunto era uno scienziato, però era anche un forte credente nel cristianesimo. Lui però arriva a dire che il credere in una particolare religione non è esclusivamente un aspetto razionale e logico, bensì arriva ad un punto in cui la razionalità non riesce più a spiegare cosa una persona può provare verso la religione in cui crede. Lui si unì ai solitari di Port-Royal. Port-Royal era una comunità religiosa francese in cui a un certo punto si affermarono in particolare le idee del vescovo olandese Cornelio Jansenio, da cui poi si aprì il movimento filosofico del giansenismo, che consisteva in un particolare rigorismo morale che considerava il peccato originale come se avesse tolto all'uomo la capacità di agire liberamente, e quindi come se l'uomo fosse incapace di fare del bene, e inoltre consisteva anche nella predestinazione, secondo la quale gli eletti che poi potevano andare in paradiso, ovvero in una situazione, ampliando la concezione di paradiso, in una situazione di benessere spirituale eterno, erano pochi ed erano scelti esclusivamente per grazia divina. Lui quindi, abbiamo detto che fu un filosofo, però fu anche un cristiano, e è normale porsi la domanda come fa una persona cristiana o una persona che crede in qualsiasi religione ad essere un filosofo. Anzitutto, se dovessimo dare una definizione molto generale di filosofia, potremmo dire che questa è una libera ricerca, quindi partire e arrivare ad un particolare punto non potrebbe essere considerata una libera ricerca, ma alla fine noi potremmo dire che i filosofi cristiani, in questo caso anche Pascal, furono dei filosofi perché loro attuarono un lavorio del logos, ovvero del ragionamento. E riguardo sempre il suo credo religioso e la scienza, lui dice che nel cristianesimo il cristianesimo è la risposta ai problemi lasciati insoluti dalla ragione.
Quindi a questo punto possiamo parlare della scommessa su Dio e introdurla in una maniera un po' più approfondita. Anzitutto la scommessa su Dio è contenuta nell'apologia, rientra nell'apologia del cristianesimo nell'Epanseo, un'opera pubblicata postuma scritta appunto da Pascal. Questa opera non vuole dare la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Pascal è consapevole del fatto che non è razionalmente né matematicamente probabile, bensì lui vuole semplicemente dare un'affermazione, ovvero che è ragionevole credere nel cristianesimo, quindi lui vuole provare la ragionevolezza del cristianesimo. Provando la ragionevolezza apre un sistema che è quello della scommessa, nel quale una persona può fare due scelte e può avere due, e per ogni scelta può avere due situazioni che poi andremo a definire in seguito. Anzitutto noi possiamo scegliere, secondo Pascal, se credere o non credere in Dio. L'astensione dalla scelta è direttamente una scelta di per sé, perché è un non credere. Se noi crediamo in Dio e poi scopriamo ad un certo punto, ovvero alla nostra morte, che Dio esiste, a quel punto noi, secondo Pascal, avremo una vita infinita ed infinitamente felice, ovvero la pace dei sensi e la serenità di cui parlavo prima, la serenità eterna. Nel caso però Dio non esista, in quel caso Pascal dice che noi in ogni caso abbiamo vissuto una vita giusta secondo i principi morali cristiani. Se noi scegliamo di non credere nel cristianesimo e poi a un certo punto alla nostra morte scopriamo che Dio non esista, a quel punto in ogni caso avremmo goduto dei beni materiali, la nostra vita non sarà probabilmente stata vissuta all'insegna dei principi morali cristiani, bensì all'insegna di principi materiali. Però poi nel caso Dio esista, a quel punto noi andremo a perdere tutto ciò che avremmo potuto guadagnare credendo in Dio, ovvero perderemo la possibilità di avere una vita eterna. In questo sistema della scommessa però Pascal implicitamente dà dei presupposti logici, matematici ed etici. Anzitutto lui dà per scontato che ci sia la stessa probabilità che Dio esista o non esista, di conseguenza lui dice che la dimostrazione dell'esistenza di un'entità metafisica innanzitutto non può essere provata, però la sua esistenza ha la stessa probabilità della sua inesistenza. Il secondo presupposto logico che lui va ad inserire indirettamente nella scommessa è quello che dice che i principi cristiani sono i migliori principi morali. Quando lui va a dire che credere nel cristianesimo e poi risultante nella non esistenza di Dio, a quel punto lui dice che noi comunque avremmo vissuto una vita giusta e retta, e dicendo questo lui dà per implicitamente dice che appunto i principi cristiani sono i migliori principi morali. A questo punto però noi potremmo andare avanti all'interno del discorso della scommessa ragionando in maniera un po' più approfondita riguardo il sistema matematico della scommessa, il calcolo delle probabilità che poi andremo ad applicare alla scommessa, e in maniera un po' più approfondita riguardo alcune osservazioni che sicuramente ognuno di noi può constatare andando a verificare la scommessa, andando a studiare la scommessa e andando a vedere quali sono le implicazioni che essa sottintende. Anzitutto la prima implicazione è quella del credente. Pascal si pone il problema del fatto che una persona, scegliendo di credere in Dio, non possa scegliere razionalmente di essere un buon credente. Infatti, se noi considerassimo ora questo sistema della scommessa, ma lo ampliassimo, potremmo vedere che all'interno della scelta del io credo si verificano due situazioni molto diverse, ovvero quella del buon credente, della persona che riesce ad arrivare alla verità divina tramite la grazia salvatrice, quella di cui avevo parlato prima riguardo il giansenismo. Mentre invece una persona può anche rivelarsi un cattivo credente, di conseguenza non avendo la grazia salvatrice di Dio perderà la possibilità di avere una vita eterna nel caso Dio esista. Pascal si pone il problema e dà una risposta abbastanza interessante. Dice che noi dobbiamo far tutto come se si credesse. Una volta che noi scegliamo razionalmente di credere in Dio, a quel punto noi dobbiamo fare tutto ciò che fanno i fedeli, dobbiamo pregare con le labbra, dobbiamo andare a messa, dobbiamo regolarmente pregare, dobbiamo seguire i precetti di vita cristiana. Nonostante questo però,
potremmo trovare delle incongruenze, dato che lui dice che noi possiamo arrivare ad essere buoni cristiani tramite l'abitudine, contemporaneamente però crede nel giansenismo e principalmente e particolarmente nella grazia salvatrice divina. Però a quel punto un cattivo credente, ovvero una persona che non riesce ad arrivare alla grazia divina, però in ogni caso avrà vissuto una vita secondo i principi morali cristiani, avrà vissuto una vita giusta secondo Pascal. Invece una persona che non crede, direttamente a lui viene direttamente preclusa la possibilità di arrivare allo stato di serenità eterna, e a quel punto non si pone nessun problema all'interno, non ci potremmo porre nessun problema all'interno di questa situazione. Ora potremmo però andare a concentrare sulla scommessa su Dio dal punto di vista matematico. Innanzitutto, se ne crediamo, come dicevo prima, e ci ritroviamo nella situazione in cui Dio esiste, ora non ci poniamo il problema del credente perché stiamo ragionando da un punto di vista matematico, quindi semplifichiamo la cosa. Diciamo che noi crediamo, a quel punto se Dio esiste noi abbiamo avuto un infinito positivo, ovvero una qualsiasi situazione che ci darà una sensazione di bene all'interno durante la vita eterna. Nel caso noi crediamo Dio non esiste, possiamo dire che noi non abbiamo né perso né guadagnato niente, quindi è una situazione normale. Se noi non crediamo e poi Dio esiste, in quel caso noi avremo perso l'infinito positivo e saremo sconfinati in un infinito negativo che sia poi l'inferno, una situazione di non esistenza. In ogni caso l'importante è che a noi viene preclusa la possibilità di entrare in un cosiddetto infinito positivo, entrare in una situazione di serenità. Se noi non crediamo in Dio non esiste, a quel punto noi, come nel credo e nel Dio non esiste, noi saremo in una situazione di stallo, non avremo né perso né guadagnato. Andando quindi a fare un piccolo schema di quello che potremmo guadagnare da una parte e dall'altra, e precisamente questo Pascal lo dice in maniera molto chiara all'interno delle pensées, noi abbiamo una situazione in cui possiamo scegliere tra un infinito positivo e una situazione di stallo, piuttosto che un infinito negativo e una situazione di stallo. Di conseguenza ecco la motivazione per cui lui arriva a dire che la scommessa su Dio permette alle persone di capire la ragionevolezza del credere in Dio, ovvero una persona non dovrebbe porsi nessun dubbio scegliendo se credere o non credere in Dio. Ora, parlando invece di una situazione un po' più approfondita, quindi cerchiamo di approfondire la situazione in una maniera da un punto di vista matematico, andiamo a inserire il triangolo di Tartaglia all'interno della nostra discussione su Pascal e sulla scommessa su Dio. Anzitutto il triangolo di Tartaglia, conosciuto anche con tantissimi nomi, tra cui quello del triangolo di Pascal, ma conosciuto già nel mondo asiatico, prima almeno all'inizio del XIV secolo, ma si sono ritrovate tavole che dimostravano anche la preesistenza del triangolo che noi conosciamo come triangolo di Tartaglia, che è una disposizione grafica particolare dei coefficienti binomiali, ovvero noi possiamo avere una un binomio a più b e lo possiamo elevare ad una potenza n. A quel punto noi possiamo utilizzare il triangolo di Tartaglia per andare ad individuare in maniera molto facile i coefficienti binomiali di questa elevazione a potenza. Per esempio, se noi consideriamo la prima riga, in quel caso noi dovremmo elevare a più b alla 0 e sappiamo che qualsiasi numero elevato alla 0 equivale a 1. Nella seconda riga noi eleviamo a 1 e possiamo vedere che a più b elevato alla 1 uguale 1a più 1b, ovvero abbiamo semplicemente una situazione in cui abbiamo a e un'altra in cui abbiamo b. Andando avanti, però i coefficienti binomiali ci permettono di semplificare in maniera molto molto effettiva, efficace, il nostro calcolo dell'elevazione a potenza. Noi però possiamo utilizzare questo triangolo all'interno del calcolo delle probabilità, infatti il triangolo non è utile soltanto per cercare di risolvere in maniera più veloce l'elevazione a potenza fatta manualmente, meccanicamente, bensì lo possiamo utilizzare anche per vedere quali sono le possibilità all'interno di un qualsiasi gioco d'azzardo, all'interno di una qualsiasi situazione in cui noi possiamo avere due situazioni finali, ovvero in ogni caso in un...
in ogni caso in una situazione binaria. Se per esempio noi avessimo una monetina e la lanciassimo soltanto una volta, noi sappiamo che una moneta ha la stessa probabilità di far uscire testa che di far uscire croce. Di conseguenza, se la lanciamo soltanto una volta, noi sappiamo che possiamo avere due diverse situazioni, una sola in cui esce testa, una sola in cui esce croce. Se però andiamo a... un attimo solo... Ok, se però andiamo, ecco, ad analizzare bene il triangolo di Tartaglia e andiamo a vedere come lo possiamo sfruttare all'interno del calcolo delle probabilità, possiamo vedere che prendendo questa moneta noi possiamo già ricavare quelle che sono le situazioni finali di un ipotetico gioco d'azzardo che potremmo fare. Se per esempio noi non lanciassimo la moneta, a quel punto noi avremmo automaticamente vinto, perché non ci sarebbero situazioni, non avremmo una minoranza di situazioni favorevoli rispetto a situazioni possibili, a casi possibili. Se però andiamo a tirare la moneta una volta, possiamo constatare che può uscire, come avevo detto prima, una volta testa e una volta croce. Di conseguenza abbiamo esclusivamente due situazioni finali. Se però andiamo ad approfondire il nostro discorso, continuando nel triangolo di Tartaglia, già possiamo vedere che questo non è utile nel calcolare la sequenza della nostra probabilità. Non possiamo calcolare col triangolo di Tartaglia la sequenza testa-croce o croce-testa, possiamo calcolare l'insieme finale di situazioni che sono risultate dal lancio di una moneta. Di conseguenza, se noi lanciassimo una moneta due volte, potremmo avere tre diversi casi. Il primo in cui abbiamo due volte testa, il secondo in cui abbiamo una volta testa e una volta croce, in questo caso noi l'avremo due volte, ecco perché il coefficiente binomiale in questo caso è 2, perché noi potremmo avere due diverse situazioni, la prima in cui abbiamo prima testa e poi croce, la seconda in cui abbiamo prima croce e poi testa. Andiamo a considerare la situazione finale, di conseguenza il coefficiente binomiale è 2 e ci troviamo all'interno del nostro ragionamento. Il terzo caso invece ci dice che possiamo avere due volte croce, di conseguenza il coefficiente binomiale è 1 perché è una probabilità su 4. Andando avanti però la situazione diventa sempre più complicata e più complessa. Se noi lanciassimo la moneta tre volte, a questo punto ne avremmo quattro situazioni possibili, sempre considerando la situazione finale, il risultato del nostro lancio della moneta. Nel primo caso ne avremmo tre volte testa, nel secondo caso ne avremmo due volte testa e una croce, nel terzo caso avremmo due volte croce e una testa, nel quarto avremmo tre volte croce. A questo punto, utilizzando i coefficienti binomiali, possiamo vedere che le situazioni in cui escono due volte testa e una croce e due volte croce e una testa sono tre per ognuna. Questo perché a noi non interessa la situazione in cui vengono disposti e quindi la sequenzialità di questo lancio, bensì a noi interessa il risultato finale. A questo punto noi possiamo utilizzare quello che abbiamo appena appreso riguardo il triangolo di Tartaglia e quindi riguardo il calcolo delle probabilità all'interno del nostro sistema binario, ovvero all'interno del sistema della scommessa su Dio, in quanto noi abbiamo esclusivamente due scelte, quindi la situazione della monetina risulta perfetta per cercare di spiegare la cosa. Inoltre la monetina è particolarmente efficace perché ha la stessa probabilità di far uscire testo croce e, come avevamo detto, Pascal utilizza un presupposto matematico e logico per esprimere la scommessa su Dio, secondo il quale abbiamo la stessa probabilità che Dio esista piuttosto che non esista, dato che è un'entità metafisica e della quale noi non possiamo avere prove materiali. Quindi, a questo punto noi per la nostra scommessa su Dio andiamo a considerare semplicemente la seconda riga, ovvero quella in cui abbiamo un solo lancio di un'ipotetica monetina, abbiamo un solo caso, abbiamo una sola situazione, quella nel caso Dio esista e quella nel caso Dio non esista. Di conseguenza abbiamo un mezzo di probabilità di vincere un ipotetico paradiso o di perdere un ipotetico paradiso nel caso Dio esista, oppure di aver vissuto una vita all'insegna dei principi morali cristiani, oppure all'insegna dei principi materiali. Allora, ecco, a questo punto noi possiamo utilizzare tutto ciò che abbiamo appena appreso, quindi considerando che non è dimostrabile l'esistenza di un'entità metafisica come Pascal sa benissimo, ecco perché la sua scommessa su Dio è una prova della ragionevolezza del credere, non una prova dell'esistenza di Dio, e considerato comunque che la probabilità che esista come che non esista è sempre del 50%, a questo punto noi, come pure esercizio logico e matematico, potremmo creare una religione matematicamente perfetta, ovvero una religione che
come qualsiasi punto, da qualsiasi punto di vista, ci permette una vincita assoluta. Andando ad analizzare questa eventuale religione matematicamente perfetta, potremmo chiamare brevemente e semplificamente il dio X, e quindi questa religione è la religione X. Se noi scegliamo di credere, io dico che questa religione, inventata da me come pure esercizio, dicevo, di logico e matematico, io dico che questa religione, nel caso questo dio X esista, mi permette di arrivare ad un infinito positivo. Nel caso Dio non nel caso X non esista, io però ho creduto, in quel caso io ho vissuto la vita che voglio, perché dico che questa religione matematicamente perfetta mi permette di, in ogni caso, di vivere la vita che voglio. Nel caso io non credo e poi questo Dio X esiste, a quel punto la risultante sarebbe, sempre secondo questo esercizio, in ogni caso un infinito positivo, perché io dico che questo Dio X non importa se noi abbiamo creduto o non creduto, dico semplicemente che dopo la morte in ogni caso noi arriveremo ad una situazione di serenità e tranquillità eterna. Nel caso io non creda e poi il Dio X non esista, comunque avrei vissuto la vita che voglio, la vita che ho voluto. Quindi, quando io penso ad una qualsiasi religione, a quel punto ogni persona in questa stanza, ogni persona sulla Terra, effettua una scelta indirettamente, inconsapevolmente, ovvero effettua la scelta di non credere in questa religione. Però, dal punto di vista matematico e logico, questa religione sarebbe una religione perfetta, ci permetterebbe di creare un sistema perfetto in cui le uniche vie di uscita sono vie di uscita positive. Non ci permette, non ci dà limiti, non ci dà obblighi. Cosa succede a questo punto? Noi entriamo all'interno di questo sistema con il presupposto logico che non è dimostrabile l'esistenza di un'entità metafisica, quindi nessuno mi può dire che questo Dio X non esiste. Nessuna persona mi può dare una prova della non esistenza di questo Dio X. Di conseguenza, teoricamente e secondo un sistema delle probabilità abbastanza preso in maniera abbastanza assurda, potremmo dire che questa religione ha la stessa probabilità, questo Dio ha la stessa probabilità di esistere come di non esistere rispetto a qualsiasi altra religione che ogni essere umano ha pensato o ha interpretato in maniera personale. A questo punto noi possiamo aggiungere altro alla nostra conversazione su Pascal. Lui non considera altre religioni all'interno del suo sistema della scommessa, ovvero va semplicemente ad analizzare il cristianesimo e va ad analizzare le scelte che una persona può fare rispetto al cristianesimo. A questo punto noi potremmo cercare di comprendere ciò che lui ha fatto seguendo un particolare tipo di ragionamento, che sarebbe quello del considerare tutte le religioni una diversa interpretazione dell'esistenza del Dio unico, ovvero potremmo dire che le religioni pagane, l'Islam, il Buddismo, il Cristianesimo, tutte sono interpretazioni diverse, secondo un errore umano, dell'unico Dio, che è un'entità metafisica che non ha un nome, gli uomini gli danno un nome e interpretano ciò che secondo loro questa persona dica, e di conseguenza, conseguentemente, questa scommessa risulta in ogni caso perfetta da un punto di vista logico, perché non andiamo ad ampliarla con altre considerazioni, bensì diciamo che quello che lui chiama Dio e quello che lui chiama cristianesimo in realtà è l'essere metafisico soprannaturale che che ci ha creato e da cui noi dipendiamo. Però noi a questo punto possiamo prendere un altro tipo, un altro percorso, un'altra strada. Quella dell'ampliare il sistema della scommessa con un tipo di ragionamento che ci permette di arrivare ad un altro risultato. In ogni caso questo non fu quello che volle Pascal, lui non considerò neanche le altre religioni. Semplicemente è un nostro divagare sul suo pensiero, è un nostro ampliare, cercare di rendere, attualizzare o rendere in maniera probabilmente sbagliata, ma in ogni caso di rendere più consona alle nostre conoscenze, considerato che ormai noi conosciamo praticamente tutte le religioni più famose in cui le persone credono oggi, e quindi cerchiamo di vedere come questo sistema in realtà si amplia inserendo altre religioni all'interno della dinamica. A questo punto noi andiamo a vedere delle particolari scelte che possiamo fare.
Prima avevo detto che inconsapevolmente ogni persona effettua delle scelte riguardo un'entità metafisica. Per esempio, una persona che crede in Dio automaticamente sceglie di non credere, e ovviamente sceglie di non credere in tutte le altre religioni. Noi però possiamo fare questo discorso con tutte le altre religioni, ovvero una persona può scegliere di credere in una piuttosto che un'altra, e in ogni caso avere... Sì, e in ogni caso escludere tutte le altre, ma il calcolo delle probabilità, di un'eventuale probabilità di avere ragione, rimarrebbe lo stesso. Perché automaticamente noi effettuiamo una scelta, per esempio consideriamo questa scelta che è ora sullo schermo, diciamo che io credo nell'induismo, automaticamente io decido che decido di scommettere sulla non esistenza, sulla non veridicità dell'Islam, sulla non veridicità di tutte le religioni che riguardano Dio. In questo caso ho utilizzato la parola Dio come nel senso sì, per comprendere tutte le sfaccettature della religione cattolico-cristiana. E contemporaneamente io scelgo di non credere nel buddismo, e in questo caso io inserisco infinite religioni all'interno del sistema. Quando inserisco infinite religioni nel sistema, lo faccio perché considero ogni singola religione, ogni singola sfaccettatura di ogni religione che è stata pensata dall'inizio dei tempi e che verrà pensata fino all'estinzione della razza umana o all'apocalisse o a qualsiasi cosa si pensa porrà fine alla vita dell'uomo. Di conseguenza io utilizzo infinite religioni per questo calcolo non molto indicativo della veridicità di questo sistema delle probabilità, però utilizzo in ogni caso infinite religioni e le inserisco in questo calcolo delle probabilità che io ho deciso di fare. A questo punto noi andiamo a vedere che moltiplicando la probabilità di avere ragione sul cristianesimo e di non avere ragione sull'Islam, sul buddismo e su tutte le altre religioni in cui abbiamo scelto di non credere, come anche della religione matematicamente perfetta che ho accennato prima, che anche se è un esercizio puramente logico e matematico, in ogni caso voi tutti fate implicitamente una scelta, la scelta di non credere. Arriviamo a questo punto a una situazione abbastanza particolare. Avendo moltiplicato un mezzo per infinite volte per se stesso, arriviamo alla situazione di avere un mezzo elevato all'infinito. Questo in realtà non è altro che non è altro che 1 fratto infinito, perché poi sarebbe, se noi abbiamo un mezzo elevato all'infinito, poi diventa 1 fratto 2 elevato all'infinito, perché 1 elevato a se stesso, ovvero moltiplicato per se stesso infinitamente volte, sappiamo che è 1. Di conseguenza andiamo a moltiplicare 2 per se stesso in maniera infinita, arriviamo ad avere una probabilità di 1 fratto infinito. Dal punto di vista matematico, l'1 fratto infinito viene considerato automaticamente 0, perché è un numero talmente piccolo che non potremmo calcolare con nessun calcolatore, né con la mente umana, né col computer, figuriamoci con la mente umana, perché è una sequenza infinita di numeri che va al denominatore. Di conseguenza arriviamo alla situazione in cui la probabilità di avere ragione sulla religione che abbiamo scelto, quindi diciamo che avevamo scelto l'induismo, automaticamente noi abbiamo scelto di non credere in tutte le altre religioni, da un punto di vista matematico, ampliando quello che era il sistema della scommessa su Dio, a quel punto noi abbiamo 0 probabilità di avere ragione. Il problema però non è che quelle 0 probabilità riguardano soltanto l'induismo, quelle 0 probabilità riguardano anche il fare la scelta di non credere in nessuna religione. Quindi matematicamente il non credere in niente, se non crediamo in niente abbiamo 0 probabilità di avere ragione. Questo come se anche la matematica si volesse dire che implicitamente si volesse dire che noi non possiamo arrivare razionalmente a dimostrare l'esistenza di un'entità metafisica. In ogni caso la ragione ad un certo punto si ferma, e per quanto ne possiamo arrivare, possiamo andare avanti con la scienza, con i progressi scientifici, in ogni caso ci sono probabilmente cose che non arriveremo mai, delle quali non arriveremo mai a una soluzione, perché non abbiamo gli strumenti adatti, non possiamo constatare l'esistenza di un'entità metafisica, non abbiamo prove materiali. Quindi con questo
con questo finale un po' filosofico, un po' speranzoso, ringraziando di nuovo la Fondazione Gerardino Romano per avermi ospitato, le mie professoresse per avermi così, per avermi spinto ad approfondire le mie conoscenze, senza le quali non avrei sicuramente, non sarei riuscito a mettere insieme questo convegno. Ringraziando di nuovo la preside, chiudo il convegno di oggi. Parlava in effetti realmente matematica e proprio per il fatto che la matematica era allora certa, sì. E con la nascita della probabilità è diventata incerta, e quindi quello che poi tu hai voluto dire, almeno quello che io ho colto, è incerto se esiste o non esiste. Sì. Sì, no? Questa poi è la conclusione. Sì, perché con l'ultima espressione, circa uguale, uguale a zero, è comunque un limite. Un limite. Che poi, interpretato come operazione matematica, è il limite per x che tende. Però poi diventa un limite anche dal punto di vista mentale. E non è proprio vero, non è proprio uguale, ma sì, è una tendenza, è una tendenza. Come l'uomo ha questa voglia, questa tendenza, anche perché diciamo che Pascal inizia a interessarsi alla religione dopo un incidente, mi pare. Sì. Quindi lui ebbe questo incidente con la carrozza, per cui i cavalli furono su un ponte, quindi mi pare che i cavalli andarono giù e lui miracolosamente si è salvato insieme alla carrozza. Quindi il problema religioso che nasce comunque, lui ha iniziato a interessarsi di religione nel momento in cui ha avuto questo momento di vita particolare. E allora la ricerca che un po' facciamo tutti noi poi cerchiamo di interessarci a fenomeni che a volte anche in maniera egoistica ci aggrappiamo alla religione, proprio perché abbiamo bisogno in alcuni momenti di avere un qualcosa, un sostegno. E allora questo sostegno, anche se a volte diventa precario, qualche volta abbiamo l'impressione di averlo, altre volte di non averlo, di vederlo, di non vederlo, poi alla fine diventa anche uno scopo di vita. Per cui poi la mente matematica di Pascal che cerca in qualche modo di elaborare una teoria per la quale poi stabilire se esiste o non esiste, la fede comunque poi alla fine, la ricerca di Dio, poi su presupposti matematici diventa un po' difficile sostenerla. Però mi fa piacere che tu abbia proprio calcato la mano su questo aspetto, perché noi sappiamo, qualche volta abbiamo anche discusso in classe, anche l'altro giorno abbiamo dedicato un quarto d'ora a parlare di questi argomenti, che la maggior parte degli scienziati soprattutto sono atei. Quindi il fatto che Pascal si sia posto il problema di questa possibilità di esistenza di Dio oppure di non esistenza è comunque un qualcosa che diciamo ripropone anche agli scienziati di oggi un aspetto della vita che andrebbe considerato. Soprattutto nel Novecento, quando c'è stata appunto anche questa avvicinarsi da parte dei matematici alla possibilità dell'esistenza, sì, di Dio, sì. Vabbè, noi abbiamo detto sì, Dio, intercolato, proprio con la nascita, con l'utilizzazione della matematica dell'incerto. Sì, sì. E quindi in quel caso il matematico, siccome non è più sicuro, sì, ma è incerto, sì, quindi col calcolo delle probabilità e con tutto ciò che c'è nella conseguenza del fattore binomiale, eccetera, porta anche, sì, il matematico oggi a poter, tra virgolette, credere che possa esistere qualcosa di incerto, di incerto e di soprannaturale. Insomma, tu l'hai colto, qualcosa a cui dobbiamo tendere. Nel 1600, stiamo parlando del 1900, quando invece, 900 e oltre, sì, quando invece i matematici poi in maniera vera, matematicamente parlando, si sono posti il problema. Poi anche il triangolo di Tartaglia, insomma, questa sua forma piramidale, no? Quindi appunto, perché alla punta ci sono i matematici che parlano. E quindi, infatti, però comunque questo poter tendere, quindi questa punta che si eleva, che poi va verso qualcosa che questo triangolo di Tartaglia
ne abbiamo parlato poco perché non era un, è affascinante perché lì ci sono combinazioni numeriche che veramente pensando ai tempi nei quali si era pensato e costruito questo triangolo, che là sono tutte potenze di 11 quelle che vanno sulle varie righe, se vai a contare in diagonale ottieni... Ma è una cosa magica, sì, sì, perché e quindi la forma bilaterale in quel senso. In quel senso, proprio perché poi alla fine tutto si ricompone in questo... in questo qualcosa che va di là, però che la mente umana riesca a concepire questi pensieri, che possa in maniera logica anche interpretare qualcosa che ci appare solitamente non poter essere affrontato mediante logica e mediante ragione, è qualcosa che professoressa di storia e filosofia mi fa estremamente piacere. È un pensatore esistenziale, fondamentalmente la grandezza che ancora ha è questa di essere un pensatore esistenziale, quindi concentrandosi sull'esistenza, ecco che praticamente ha colto questo mistero che comunque la ragione e la scienza non riescono a penetrare fino in fondo. La sua soluzione, come ha detto giustamente Mario, è stata il cristianesimo, però ecco perché si spiega anche il fatto che in un'epoca in cui la scienza era quella galileano-newtoniana, sì, e quindi praticamente era la scienza delle certezze, non c'erano le geometrie, non c'erano le idee, non c'era... allora, scusa, e quindi ecco, proprio questo concentrarsi in effetti sull'esistenza magari lo ha reso più vicino alla sensibilità del Novecento, quando, data la crisi delle certezze, in effetti anche diciamo così le scienze nel senso più specifico del termine hanno avvertito maggiormente il limite che la ragione umana ha. E quindi, a proposito di questo limite, io dicevo, lui ci lascia un attimo con i dubbi, cioè è partito dal dubbio e non può che lasciarci ai dubbi, ma d'altra parte in effetti la filosofia si dice così per scherzo che fa nascere dei problemi laddove sembrano esserci delle soluzioni, e in fondo questo è quello che accomuna la filosofia alla scienza stessa, perché c'è bisogno delle innovazione scientifica, quindi c'è bisogno di una catastrofe, c'è bisogno di una rottura perché la scienza stessa progredisca. E in effetti lo spirito della filosofia è proprio questo dubitare. Questo dubbio non ci deve immobilizzare, vero? Ma ci deve comunque far sentire questo senso critico, che poi è la componente fondamentale di quella che io ritengo l'affascinante avventura del pensiero umano nelle sue due... No, se ne vogliamo tornare ma in effetti le due componenti, e quindi è il pensiero umano. Prima tutti i filosofi hanno matematici, ma anche la complessità di questi personaggi, che poi si interessavano di tutto, sì, quindi la completezza, i loro ragionamenti andavano al di là dell'umano, a mio avviso. Ecco, anche in questo c'è qualcosa che potevano permettere allora, sì, per un motivo diverso da oggi, perché allora comunque le coscienze erano limitate. Oggi le coscienze sono illimitate, per cui non contenibili, e quindi lo scibile di un Pascal, sì, non ci può essere in un essere umano oggi da solo. Sì, perché perciò poi noi tendiamo a specializzarci, ecco, cioè, quindi per settori. Per forza, non invece prima, però queste menti erano più complete, perché riuscivano in qualche modo poi ad associare. Perché avevano la possibilità, sì, di contenere quelle conoscenze, e quindi hanno sviluppato quello che è il mondo di oggi. Sì. E quindi l'impossibilità di oggi di contenere in una mente tutto. Sì. E quindi non può esserci, ma ci possono essere piccole fette, piccole che vanno approfondite. La possibilità del dubbio, e poi si approfondisce qualche perché, pezzetto. Proprio, ecco, tu parlavi delle geometrie non euclidee, proprio qualche giorno fa ci siamo interessati a questo, perché anche a livello scolastico, negli anni passati si pensava esclusivamente da un mondo di vista della geometria euclidea, che esistessero altre geometrie, non se ne aveva proprio sentore. Mi zittisco, non parlo. Non se ne aveva proprio sentore, quindi anche questo
poi ha aiutato la mente umana ad andare oltre, quindi soprattutto la ricerca, il dubbio, la possibilità di poter dimostrare o di poter dimostrare un postulato. Ti invito a leggere La persuasione e la retorica di Carlo Michelsetter, troverai una possibilità di andare oltre in questo tuo ragionamento. Se non lo trovi te lo presto io. Allora, diciamo che se volete dire qualcosa, se volete in qualche modo partecipare, può sembrare a volte un ragionamento fatto tra pochi, però insomma, se volete ci gratificate con i vostri interventi, vi saremmo ben lieti. Allora, Preside, noi ci siamo lasciati a giugno con l'incontro con Matteo, e in quell'occasione io salutai la mia classe, che comunque poi i ragazzi del liceo che dovevano affrontare l'esame di maturità. Consentitemi oggi di rivolgere un grazie a questi ragazzi che si sono licenziati in maniera brillante, ma soprattutto che hanno conseguito, dopo della licenza liceale, hanno conseguito dei brillanti risultati e quindi hanno potuto intraprendere, potranno intraprendere il loro percorso universitario nelle facoltà che desideravano frequentare. Quindi diciamo che molti ragazzi del nostro istituto sono entrati a medicina, cosa che è abbastanza difficile, e invece quest'anno si è realizzata alla grande. Quindi io volevo fare un applauso e un ringraziamento. La buona scuola vuole dei buoni insegnanti, però diciamo che anche i ragazzi, come diceva giustamente la professoressa prima, poi seguono. Allora vuol dire che perché questo è un lavoro che non si può fare a senso unico, quindi c'è bisogno del doppio senso e comunque di osmosi. E quindi ci auguriamo anche per voi e per tutti gli altri ragazzi che frequentano il nostro istituto e che quest'anno andranno via, di poter ripetere i successi di quest'annata. Okay. Vabbè, diciamo anche la questione che abbiamo avuto un premio, visto che prima non c'erano tutti, per Legale al Sud saremo premiati come Istituto di Istruzione Superiore dell'Esia per il lavoro che abbiamo fatto Legale al Sud con Felice Casucci. Praticamente questo, voi sapete tutti, lo conoscete, il decalogo. Il decalogo che decalogo è stato visto sul sito. Siamo stati contattati e ci hanno detto che, parlando di legalità, la nostra scuola era quella che secondo loro meritava il premio, e probabilmente il 25 ottobre andremo a Benevento per questo, o forse si sposterà la data perché verrà Grasso. Quindi diciamo, grazie Telesia. Complimenti a Mario, e buon lavoro come direttore responsabile di controllo cellulare. Grazie. Abbiamo già iniziato. Ci serviremo di te. Poverini, soprattutto quando andiamo alla Brasile.